ragazze, ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi un video super richiesto da voi, ovvero un video cosa mangio in un giorno, anzi cosa mangio in una settimana, anzi cosa mangio in un mese, non so, comunque ho ripreso tantissime ricette perché so che vi piace un sacco il mio stile di vita fit, sano, le mie ricette semplici, buone, molto sane, leggere per stare in forma. Ormai mi conoscete da tempo e sapete che ho adotto questo stile di vita fit che mi fa stare tanto bene con me stessa, quindi adesso vi voglio trasmettere un po' della mia motivazione e mostrarvi tutte le mie ricette fit. Pollice in su al video subitissimo e mi raccomando commentino perché leggo sempre tutti i vostri commenti, mi riempiono il cuore di gioia. Iniziamo subito ragazzi. Allora, per quanto riguarda la colazione e la merenda, io sto utilizzando sempre questo, anche lo Shape Shake di Food Spring, che vi straconsiglio ragazze, che vi aiuta tantissimo a stare in forma e ad evitare le schifezze. Allora, questo è a tutti gli effetti, io adoro questo gusto al caffè, ma si gusti tipo caramello, cocco, ce ne sono tanti. Guardate il sito Food Spring, che è un sito ottimo per quanto riguarda l'alimentazione sana e io adoro il sito Food Spring. Vi lascio il mio codice sconto che è CarlitaYT. Con questo codice avrete lo sconto su qualsiasi cosa che è presente sul sito Food Spring e io ovviamente in particolare vi consiglio di prendere questo qua perché veramente con questo vi salvate le colazioni e merende, soprattutto se andate di fretta. Se non volete esagerare, provate ad assumere questo a colazione e merenda o magari solo a colazione e solo a merenda, vedrete come il vostro peso diminuisce naturalmente perché questi qua accelerano un sacco il metabolismo e in più sono bilanciati, già hanno tutte le quantità di carboidrati, di proteine, tutto ciò che serve, poi è molto buono. Come si prepara? Si unisce qua all'interno, guardate com'è bello, questo è il nuovo shaker di Food Spring, adoro, se fate l'ordine prendetelo perché è bellissimo, è super natalizio, dorato e bianco, adoro, e si abbina anche al mio outfit di oggi, no vabbè. Comunque ragazze, si mette 2 o 3 cucchiai di questo, c'è anche il misurino all'interno qua dentro, e ci potete aggiungere l'acqua o il latte vegetale, consiglio latte di mandorla o latte di cocco, viene buonissimo, agitate e lo bevete, è molto buono. Io ne ho provati tanti ragazzi, ma questo è il migliore e vi ripeto c'è anche di vari gusti, quindi magari potete prendere anche 2 o 3 gusti alternarli così non vi stufate mai. Quindi all'interno del video non vedrete solo forse una colazione, perché io di solito a colazione e merenda o prendo lo Shape Shake o mangio il pancake di cui vi ho fatto anche il video, la video ricetta si chiama Pancake in ASMR, ve lo metto qua nelle schede, oppure prendo queste qua, le barrettine sempre di Food Spring. Quindi in questo modo io mi salvo colazione e merenda, evito brioche, schifezze varie e sono molto buone. Queste barrette, questa al cioccolato, alla nocciola, sono le mie preferite, cioccolato, nocciola e biscotto. Ragazze, provatele, sono buonissime, vi giuro anche Dario le adora. E in questo modo magari se volete un cornetto ve lo concedete ad esempio la domenica. In settimana con queste cose io vi consiglio almeno gli Shape Shake, le barrettine e il pancake preparato per pancake e farina d'avena pancake sul sito Food Spring e vi assicurate colazione e merenda, vi assicurate di stare in forma, accelerate il vostro metabolismo e arrivate in forma per Natale, perché ragazzi a Natale magari ci concediamo qualcosa in più, però se iniziamo già da adesso a mangiare male è la fine. Quindi questo è lo scopo di questo video, stare in forma e arrivare a Natale in forma, in modo che a Natale ci concediamo qualche sfizio. Comunque le mie ricette sono buonissime anche a Natale perché sono buone tutto l'anno. Ragazze, vi lascio al video con tante ricettine pranzi cena buonissime, se li riproducete taggatemi nelle vostre foto su Instagram e lasciatemi un pollice in su. Ciao family! Ragazze, iniziamo con una fantastica colazione. Oggi ho fatto dei fantastici dei fantastici pancake con la mia solita ricetta con il preparato di Food Spring, lo sapete, sempre lui. Guardate il mio ultimo video sui pancake, si chiama Pancake ricetta in ASMR, in cui ho utilizzato questa buonissima di Food Spring, io uso tutte le cose Food Spring e le amo.
E poi sopra ci abbiamo messo un po' di cremina al cioccolato, questa qua. Veramente non so nulla di questa crema, so solo che è buonissima. Non è assolutamente fit né light, ci ha regalato la nostra amica ed è quasi finita a sua insaputa, l'abbiamo mangiata tutta. Comunque è buona perché come ingredienti c'ha lo zucchero, sì, però non c'ha l'olio di palma, quindi comunque tipo la Nutella, va, comunque buonissima. E adesso noi vedete che i pancake sono un po' più sottili, ho fatto un po' più sottili tipo crepe, e adesso andiamo a farcirli con la crema e facciamo tipo delle crepe alla Nutella, oh mio Dio, buonissime. E poi ho fatto il cappuccino, guardate com'è bello schiumoso, con il mio latte di soia. Stavolta ho preso questo qua e non lo prendo spesso, voglio vedere com'è senza zuccheri, ho controllato. E niente, adesso mangiamo. Vieni amore, buona colazione. La crepe nel cappuccino. Oggi pranzetto sempre in vaporiera, velocissimo, con pezzetti di pollo con spezie e limone, riso integrale, e poi qua abbiamo contorno di fagioli e melanzane al pomodoro. Buon appetito! Ragazze, oggi ho preparato una cosa velocissima, facilissima e buonissima, ovvero tonno e fagioli, che a me piace un sacco, con un po' di cipolla, olive, sale, pepe, origano e prezzemolo. Insalata mista, qua ho messo una bruschettina dove metterò un po' di olio piccante sopra, perché a me piace tantissimo, ragazze, la bruschetta, questa qua è integrale con l'olio piccante, e poi accompagnato da altre gallette. Le gallette le ho tostate, vi faccio vedere, vedete c'ho ancora la padella qua perché le faccio tostate senza olio, vengono molto più buone così, croccanti. Come vedete è un piatto sano, veloce e leggero, eccolo qua anche per il mio amore. Buon appetito! Anche oggi una super ricetta fit, molto veloce e buona. Allora ho messo quinoa, cavolo nero, ceci e tartar di tonno, sale, pepe, olio, limone e salsa di soia. Qua adesso lo verso sull'insalata. Qua abbiamo un altro po' di tartar di tonno, vero amore? Mio amore sta mettendo il limone. Comunque buonissimo, provatelo, potete farlo anche col tonno in scatoletta, se non avete questo tonno qua, anche molto buono. Ragazze, guardate che meraviglioso piattino, anzi piattone, pieno, anche qua un altro po' di tartar è ancora rimasto, ne ho fatto tantissimo perché la quinoa prende molto volume, quindi è un piatto molto saziante. Provatelo, amore, già c'è l'olio. Non parte questo, non è olio. Ah, l'aceto, scusa. Buon appetito! Buon appetito! Ragazzi, guardate qua che meraviglia! No, ho fatto una preparazione troppo bella, veramente super scenografica. E poi notare i nostri bellissimi tovaglioli di Natale, non sono bellissimi, adoro. Comunque ho preparato, vabbè, miliardi di cose che sto a dirvelo a fare. Questo è un piatto con un miscuglio di insalata, carotine, finocchi, e poi c'è il salmone che ho fatto tipo sashimi, va, con l'avocado e il sesamo. E qua c'è un po' di quello che è avanzato da ieri, di ceci con il couscous, noi non buttiamo nulla, eccolo qua. Un po' di sushi buonissimo che adesso ci divideremo io e il mio amore. E poi qua c'è il nostro amato shirataki, i nostri spaghetti shirataki con fiocchi di latte, tonno in scatoletta e sesamo, zenzero, limone, sale e pepe. Guardate che buoni, sono buonissimi. Ho messo anche un po' di gamberetti, anche al mio amore. Mio amore senza pepe perché non piace il pepe. Poi queste palline io le adoro tantissimo, sono le palline di comunque di salmone, uova di salmone, guardate che belle, comunque sono buonissime. Qua c'è un po' di edamame con salsa di soia e limone, qua c'è la nostra mitica salsina fatta con rucola, basilico, aglio, salsa di soia, tabasco, limone, un po' di tutto. E questa è la nostra cenetta. Buon appetito! Amore, mi mangio tutto. Buon appetito. Andate qua. Adoro. Cenetta super fit stasera con la spigola, non ricordo se è spigola orata, comunque freschissima, ci stiamo trovando benissimo così,
Prendiamo una bella spigola orata di mare dal pescivendolo e ce la facciamo sfilettare ed è buonissima, senza spine. E le verdurine con olio, sale e limone, sia a me che a Dario. Poi ci sono un po' di lupini che a me piacciono tantissimo, questi qua sono ricchi di proteine. E poi qua abbiamo una mezza pizza fit. Se volete sapere come l'ho fatta, scrivetemi nei commenti e vi faccio il video, è buonissima. Grazie, metà a me, no, metà. Amore, prima il pesce e poi la... Vieni qua, no, vieni qua, amore, e dai, smettila. Buon appetito e buonanotte. Ragazze, ho preparato una cosa troppo speciale, guardate qua. Insalata, patate, tonno e quinoa. Con olio, potete anche mettere il pepe, le spezie che volete, guardate qua, per me, per il mio amore, è buonissimo e bilanciato come piatto e sano. Qua ho preparato una salsina fatta con yogurt greco, quello al 2%, che è meno acidulo, un po' d'olio, sale, pepe ed erba cipollina e un po' di limone, è buonissima, tipo maionese fit da mettere sopra, guardate che meraviglia. E poi qua ho preparato un altro piattino tipo sushi, cioè salmone, poi sopra il salmone affumicato e un po' di tartare, insalatina con cipollina e un po' di pepe, a mio amore senza pepe perché non piace. Amore, vieni, è pronto, ragazze, è buonissimo. Ci vuole un po' per preparare queste cose in casa, anche se poi neanche tantissimo, perché la quinoa l'ho fatta nel microonde, questa qua adesso ve la faccio vedere, è questa qua, quinoa integrale, che l'ho fatta nel microonde e non ci è voluto niente. La patata si è fatta da sola sul fuoco un quarto d'ora, ho fatto la patata rossa e basta, poi ho impiattato e adesso mangiamo perché ho famissima. Ma guardate che meraviglia, è troppo bello. Dite la verità, vi ho dato un bello spunto per fare un piatto fit, sano ma buono? Poi ci mettete un po' di questa cremina sopra, tipo così, vedete? Dai, riproducetelo e taggatemi su Instagram, aspetto le vostre foto. Che meraviglia, buono. Carlita style, yummy. Ragazze, oggi per colazione abbiamo preparato i pancake. Vero amore, mio amore? Devi aspettare, ma li vorrebbe mangiare. Che bel pigiama, mio amore, bellissimo, natalizio. Sei bellissimo. E questi pancake li ho preparati, come sapete la ricetta è sempre la stessa, con 150 g di albume, 50 g di farina d'avena e un po' di yogurt greco bicarbonato, già lo sapete, in padella, sono venuti buonissimi. Sopra ho fatto la cremina al cacao, sempre fatta da me, e un po' di granelle di nocciola, guardate qua che meraviglia. Qua abbiamo il latte di cocco e la nostra colazione è servita, pronto. Sano, buono. È genuino, mangiamo, buon appetito. Grazie, oggi ho preparato un piatto che dovete troppo provare. Allora, pollo con le spezie, riso integrale, finocchi fatti in padella sulla stessa piastra del pollo e poi un contorno anche di fagioli per integrare la quota proteica e anche di carboidrati. Questi sono tipo fagioli alla messicana con un po' di carne macinata e sugo di pomodoro che avevo fatto ieri e sono avanzati. Questo piatto è buonissimo, guardate qua che meraviglia, lo dovete troppo provare, c'è tutto buono, sano, leggero, fit, Carlita style. Cenetta super special stasera. Allora, ho fatto il filetto di orata preparata in 15 minuti, ragazze, ci credete? Super veloce. Allora, il filetto di orata me lo faccio sfilettare dal pescivendolo e così faccio prima. Scusate, nel sottofondo c'è Dario che dà i croccantini a Pupi, che lei mangia assieme a noi. Insalata e finocchi. E sull'orata, sul filetto di orata che cuocio direttamente sulla piastra, insomma in padella pochi minuti, ho messo delle zucchine a julienne e viene buonissimo, potete mettere qualsiasi tipo di verdura, anche carote, melanzane. Poi qua ho fatto questi crostini, faccio vedere oggi per cambiare invece delle gallette come fonte di carbs, ve li volevo consigliare, questi qua che li ho comprati al supermercato, sono dei crostini integrali, ragazzi, sono molto buoni, hanno dei valori nutrizionali molto
molto buoni perché non hanno zuccheri, non hanno grassi, sono abbastanza dietetici, quindi ogni tanto per variare ve li consiglio. Praticamente noi sono finiti, è rimasta solo la busta, e potete anche metterci pomodorini e un filo d'olio e fate una bruschettina fit. E poi qua, poiché erano quelli di sotto a tutto alla busta, sono un po' sminuzzati, se no praticamente è proprio il crostino intero così. Va bene, noi mangiamo comunque, accompagniamo. E poi qua una super chicca, ragazzi, anche questa ve la volevo far vedere, la zucca Delica si chiama, amore, non mi ricordo preciso, comunque il mio amore c'ha sempre il pigiama di Topolino, vero amore? E la zucca, ragazzi, questa qua la taglio a pezzetti, semplicemente la metto in microonde. Questa è una scena veramente, questa super super veloce. Praticamente ho fatto questa scoperta, ho provato, ho detto adesso ci provo, e ha funzionato, cioè l'ho tagliata a pezzetti così con tutta la buccia, la metto nel microonde tipo per 6 minuti, scusate, e si è fatta. E poi sopra potete metterci, io ad esempio ci metterò un po' di questo olio al tartufo, anche un po' di peperoncino, tabasco, anche olio normale, un po' di paprika, un po' di zafferano, quel che volete, ed è buonissima, è molto molto soffice da mangiare anche col cucchiaino. Ad esempio potreste fare anche una versione dolce con la cannella, mangiata col cucchiaino è buonissima, provatela. E quindi questa è la nostra cena fit autunnale, buonissima. Buon appetito amore, buon appetito, buon appetito. Topolin, Topolin, viva Topolin.